ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video e finalmente si parte, partenza per il viaggio a Capo Nord, ragazzi. Oggi prima tappa di trasferimento, saranno le prime 3-4 tappe di trasferimento fino a Capo Nord. Ragazzi, finalmente dopo qualche anno di progettazione si parte per questa avventura, 2 settimane per arrivare e per tornare. Moto carica, io carichissimo. Oggi siamo a sabato 2 luglio e siamo qua nella bassa bergamasca per arrivare appunto nel punto più alto d'Europa, Capo Nord, ragazzi. La moto che carica come un mulo. Magari vi farò vedere durante i video del viaggio come l'ho allestita, se avrò tempo, se no quando torno appunto vi farò un bel riassunto dell'allestimento di questa V-Strom 1000, ragazzi. Nel ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Vi ringrazio se siete arrivati a questo video e ragazzi, guardate tutta la serie, perché spero che davvero sia una serie davvero interessante per voi e interessante anche per me, perché è davvero un viaggio, un sogno, un viaggio di una vita, ragazzi, questo. Oggi sabato pomeriggio, direzione Germania, fa un caldo boia, infatti sono partito molto leggero, anche se ho comunque il giaccone, la giacca da moto, poi quando arriveremo su penso che non troveremo così tanto caldo come qua. E niente, ragazzi, oggi tratta autostradale fino alla Svizzera, anzi anche di più, arriverò fino in Germania in autostrada. In pratica ho preso la vignetta svizzera. E niente, ragazzi, ci vediamo più tardi. Eccoci qua, tra un po' passiamo il confine svizzero, sempre sull'autostrada, prima volta che lo faccio di qua, ragazzi. Dogana turistica. Dogana. Ragazzi, in Svizzera non ho mai preso, no? Una volta l'ho già fatta, però da qua mai. Autostrade svizzere, ragazzi, qua siamo a 120 e dobbiamo andare a prendere il tunnel del San Gottard. Ragazzi, non San Gottardo, San Bernardino. Andiamo a San Bernardino. Dopo San Bernardino, eccolo qua. Fa un freddo. Ah, sai che mi fermo, che spettacolo. Spettacolo.
fermo un attimo a mettere la giacca che fa fresco. Pino Galleria, ragazzi, sono 6 chilometri. Fuori dalla galleria, guardate che posto spettacolare, ragazzi, spettacolo. Ragazzi, non posso non passare dal Liechtenstein. Si può non passare dal Liechtenstein. Che bello! Qua foto, qua ci sta la foto. Adesso ritorno indietro, che in pratica non era di passaggio, perché l'autostrada svizzera passa in parte passa in parte al Liechtenstein, chissà che non entra mai. Vabbè, siamo entrati anche in Liechtenstein, spettacolo. Ok, qua c'è la dogana e entriamo in Austria. Questa è l'uscita svizzera. Beccati. Siamo in Austria. Siamo in Tetteschen. So qua, fra un po' dovrebbe vedersi il lago e anche la mia prima destinazione, ovvero il campeggio. Siamo a Lindau, ragazzi, Bodens, Lindau, e via col camping. Ok, quindi adesso check in. Eccoci ragazzi, siamo in una piazzola di sosta, un parcheggio, e mi sono messo qua per fare bivacco di fortuna, perché ragazzi, dopo magari vi spiegherò domani quello che è capitato, però sono arrivato tipo alle 20:30 in un campeggio chiuso, in più sono andato in un altro campeggio, chiudeva alle 20, sono arrivato alle 21, non c'era nessuna reception, tutto così. Sono riuscito a prenotare un albergo, non c'era nessuno al mio arrivo, quindi niente, oggi bivacco avventura, ragazzi, speriamo che non mi porti via nessuno, perché non è che sono in una strada di passaggio, un'autostrada. Quindi in un parcheggio, speriamo che la notte passi bene. A domani.